A Pistoia, negli spazi del parco di Montesecco, gestiti dall'Associazione di Volontariato Arcobaleno, attiva sul territorio da 35 anni, si porta avanti il progetto ETAR, un progetto didattico sul campo per realizzare il quale adesso c'è una nuova e necessaria infrastruttura, cioè un bagno, finanziato dalla Fondazione Raggio di Luce Onlus, dotato di un impianto di fitodepurazione che consente di trattare le acque reflue in modo naturale. Abbiamo anche iniziato dei progetti con le scuole per poterci portare dei ragazzi delle scuole proprio per vivere all'aperto e assaporare il gusto della natura, delle piante, degli animali. Infatti abbiamo sia un orto stabile in cui diciamo produciamo un po' di pomodori e varie cose della natura, e soprattutto abbiamo anche abbiamo da poco messo su un pollaio e abbiamo anche tre asine. Il progetto di Ettaro è da tanti anni che viene sostenuto dalla Fondazione per vari programmi che si sono susseguiti sempre con educatori, con gli asini, con vari interventi che durante gli anni abbiamo sostenuto molto volentieri, perché appunto l'Associazione Arcobaleno ormai nel nostro territorio è una realtà che è presente, esiste, fa un ottimo lavoro con gli adolescenti, soprattutto quelli più disagiati. Quindi questo intervento che ci è stato chiesto, di questo bagno, diciamo, che serve proprio per poter rendere fruibile anche ai ragazzi, penso delle scuole che vengono qua anche per fare attività oltre a quelli dell'associazione, è indispensabile, proprio perché se no senza un servizio igienico diventava difficile.